Chiudiamo con un'ultima parola su Scafroglia e la giustizia. Quest'uomo scappava forse da questo clima esagerato di tensione che c'è in questo paese, questo continuo scontro, questa tensione continua, questa lotta continua tra i giudici da una parte e i criminali dall'altra. Questo clima di contrapposizione frontale, continuo, come se ci fosse sempre uno steccato in mezzo fra i giudici e i criminali. Ma perché? Vogliamo dire una parola di riappacificazione fra questi due mondi? Vogliamo dire che sì, sono morti molti giudici, ma sono morti anche molti gangster, molti giovani gangster che ancora non hanno neanche fatto in tempo ad ammazzare qualcuno? E lo dico perché questa cosa mi tocca personalmente. Voglio raccontarvi una cosa che mi è accaduta. Vedete, io sono sempre stato un ipercritico, sono sempre stato un uomo che criticava tutto, a cui non andava mai bene niente, un uomo che aveva sempre da ridire su tutto, su se stesso, sugli amici, e criticava, e forse ho sprecato gran parte della mia vita a criticare, a fare critiche, finché in una notte è successo. Viaggiavo in autostrada, era molto tardi, ho visto due fari di un camion venirmi incontro, ho sbandato, sono andato fuori strada. In un attimo tutta la vita mi è passata davanti. L'audio era pessimo.